Questa mostra racconta un'esperienza che devo dire io personalmente ritengo eccezionale, direi sconvolgente. Mi ha molto colpito vedere come i miei colleghi penalisti milanesi, nel vedere la mostra, avevamo una guida d'eccezione perché c'era Baldessi che ce la stava spiegando, come reagivano e come questa cosa effettivamente li ha colpiti in positivo, con una possibilità, ecco, quello che io spero che non resti, come dire, una specie di utopia a cui noi addetti ai lavori diciamo sarebbe bello, ma non si può. Ecco, riuscire a passare dal sarebbe bello al cerchiamo di fare anche noi non è facilissimo allo stato della nostra situazione giuridica, della nostra legislazione, però io spero che questo sia possibile anche in Italia. E credo che questo sia un momento, come spero di dire da qui a poco, sia un momento molto molto particolare per parlare di questo tema e soprattutto per prospettare una cosa del genere, una soluzione così alternativa e così accattivante. Cioè, quello che a me ha colpito, entrando sia nel carcere maschile che in quello femminile, sono delle persone con le loro storie, ma trattate come persone, non come condannati. C'è questa grande scritta che c'è all'inizio, qui entra la persona, non entra il reato, ed era, io l'ho percepita, cioè persone a cui si chiede di fare un cammino, questa cosa è eccezionale, io dico che se uno si sente trattato così ci sta, posso capire che ci stia.